Beh, viviamo in un mondo complesso dove la gente ormai ha smesso di pensare e capita un giorno di incontrare un amico che mi dice: ma perché non organizziamo dei convegni? Ma il mondo è pieno di convegni. No, dei convegni per pensare. Ah, caspita, questo è interessante. Dopo alcuni anni di questa esperienza abruzzese nelle campagne, dove sono arrivate tante persone, abbiamo deciso di portare questa esperienza anche a Milano, da dove venivano la maggior parte delle persone coinvolte in questo progetto, diciamo. Il primo argomento che abbiamo scelto per l'edizione milanese è stato la scelta è andata su un qualcosa di veramente molto forte: il concetto del potere. Qual è anche la particolarità, insomma, di questi incontri? Che, viva Dio, gli argomenti che abbiamo scelti sono stati sempre molto leggeri: il tradimento, la libertà, eccetera, e quindi siamo approdati anche a questa storia del potere. Ma la cosa che io trovo molto bella, anche naturale, insomma, è che nonostante l'entità degli argomenti, no, molto complicati, molto ampi, uno potrebbe chiedersi: ma questi che vogliono, perché, no, dire, disquisire su queste cose così grandi, grosse, importanti. La bellezza è quello che io trovo stimolante di questi incontri, è che invece noi siamo riusciti a entrare in questo argomento così forte da mille porte che in qualche modo hanno stimolato molto di più le riflessioni e le considerazioni su questa cosa, piuttosto che una dimensione più organizzata. No, uno degli elementi chiave era l'eterogeneità delle persone che parlavano, perché avere, che sia il potere o la libertà, adesso sul potere, avere uno psicanalista che ne parla, uno psichiatra, un artista, un musicista, un ingegnere, un filosofo, che vedono questo tema da un'angolatura diversa, da una dimensione di grande possibilità di riflessione. Questo è l'elemento chiave, secondo me, che crea quell'interesse. Insomma, la gente viene, partecipa e litiga, continua a litigare, e litiga in modo positivo, in modo costruttivo. Queste riunioni arricchiscono tutti, perché io, quando sento il punto di vista di una persona che presenta la psiche umana e il potere che prende il controllo, è un aspetto su cui io non avevo avuto possibilità di riflessione. Questo è un elemento che mi fa ripensare le cose. L'intervento che c'è stato sul potere, che viene personificato e diventa qualche cosa di esterno che prende il controllo, invece di essere qualche cosa dall'interno. Altro elemento di grande interesse. La carrellata di simboli del potere nell'arte è stato di un interesse colossale, veramente, e tutti questi elementi fanno riflettere, perché poi quando vedi che queste cose sono anche nel mondo contemporaneo di oggi, sono degli elementi su cui non c'è poi alla fine una conclusione, dice: adesso ho capito che è difficile capire e che bisogna guardarlo da molti punti di vista. Poi anche affascinante per me è stato l'arricchimento, il fatto che, come dire, questa dimensione del potere delle macchine. È la domanda, il nostro chiodo fisso, Neo. È la domanda che ti ha spinto fino a qui. Che cos'è Matrix? O degli algoritmi, o in qualche modo di questa dimensione in cui siamo, no, immersi in questi Matrix. Questo grande occhio esterno. Per esempio, questa è stata anche un'altra cosa che a me personalmente, del potere su vari strati, questa dimensione anche di ragionamento su elementi nuovi è molto interessante, poi magari può portare a capire meglio quello che accade in questi giorni. Ed è questa la differenza rispetto al concetto di convegno tradizionale, dove ci sono gli esperti del settore che quindi portano una voce, una sola.
e non c'è dibattito, non c'è dialogo, c'è la presentazione di una verità, tra virgolette, che è quella settoriale. Questo invece è l'aspetto rilevante, la diversità delle voci. Questo incontro sul potere si è svolto in due luoghi. Sì. Il primo a casa, l'architetto Ferrari ci ha gentilmente messo a disposizione il suo studio, dove abbiamo fatto la prima parte. La seconda parte non era tutto sommato prevista, ti ricordi? Invece è venuta fuori proprio perché la ridondanza dell'entusiasmo di capire ancora di più e dire altre cose si è poi riversata in un secondo appuntamento che è stato fatto a casa dell'architetto Polillo, il fotografo eccetera, che dove abbiamo continuato a parlare di questo, di quello insomma. Però ripeto, la particolarità è nella natura. Non pretendiamo di dare assolutamente delle risposte, sarebbe pazzesco, no? Però la natura degli incontri, questa estemporaneità che però è condotta, non è random, casuale e confusa, diciamo, ma nel suo essere naturale riesce a estrapolare un percorso curioso, nuovo, che ti stimola per la volta dopo a capire di più su un argomento. Io penso, faccio a questo punto è... Hai capito cos'è il potere? Ho capito che è difficile capirlo e ho capito che bisogna guardarlo da molti punti di vista. E ho capito che quando vedo qualcuno che parla di potere, che esercita il potere e così via, io sono in grado di decodificare molte altre cose senza ancora aver individuato esattamente che cosa debba intendere per potere. Ma ne vedo tante sfaccettature. Questo mi ha arricchito sicuramente. Quindi più che rispondere bisogna venire e partecipare all'incontro. Assolutamente. Per capire come si svolge, che risposte là. E la risposta non c'è, quello che c'è è una domanda in più. Marx è uno degli elementi che può essere visto in termini di potere e ancora una volta lo posso vedere come potere della massa sulla società oppure del padrone, del capitale sulla società. E con altri punti di vista posso andare a vedere il punto di vista dell'economista, il punto di vista dell'ingegnere, il punto di vista del medico e così via. Quindi il medico ha un potere istituzionale come il sacerdote, come il prete, no? L'economista mi dice che il potere del capitale c'è da sempre, dall'epoca preistorica addirittura. Ma quindi si nasce con il potere di avere il potere? Si nasce con il potere di avere il potere, questa è una domanda interessante. O si impara? Si nasce col dovere di avere il potere. Col dovere di avere il potere, ma non è pericoloso? È molto pericoloso ed è per questo che riflettere sulle varie sfaccettature ti dà anche la responsabilità. Ah, beh, sì. Parola chiave, forse l'unica cosa che ne venne fuori dall'incontro era il concetto della responsabilità del potere, no? Non tanto la natura o come si esegue, ma avere la responsabilità di chi, certo, per qualche ragione o sua, certo, o esterna, o attribuita al potere. Quindi sì, il potere responsabile, questo dovrebbe essere la risposta che abbiamo avuto.